Buongiorno, mi chiamo Mario Contilli, la Coemar SPA di Castelgoffredo, Mantova. Siamo qui al Pro Light & Sound 2012, quest'anno con uno stand molto rinnovato nella grafica, poiché da pochi mesi abbiamo una nuova proprietà. Stiamo lavorando molto a livello di marketing per un completo rinnovamento dell'azienda, sia a livello di societario, sia a livello di impostazione grafica e di prodotti innovativi presentati qui alla fiera, tra cui interessanti novità per il mondo broadcast. Abbiamo dei prodotti per le scenografie, che sono dei pannelli a LED da 70 watt ciascuno con controllo individuale dei pixel. Possono avere una lente frostata o una lente ACL per un effetto di luce molto più concentrato. Il controllo è individuale, oppure ci sono dei programmi interni richiamabili direttamente tramite il DMX. Il tutto è dimerabile e strobabile. Sono modulari, quindi posso creare delle pareti di LED per creare delle scenografie per studi televisivi o per eventi live. Altri due prodotti interessanti per il mondo broadcast sono i Moonlight LED, sono dei soft light, quindi adatti per riprese televisive sia in installazioni fisse sia in studi in esterna. Il primo modello è l'S3, ha 950 LED con la possibilità di variare la temperatura colore da 3200 gradi Kelvin a 6500. Tutto flicker free, il corpo è molto leggero e quindi facilmente trasportabile. Il secondo modello è il Dot Light S6 con 1900 LED da un consumo di soli 140 watt, sempre col bianco variabile da 3200 gradi Kelvin a 6500 gradi Kelvin. Un'altra novità che abbiamo introdotto è il modello della Stage Light LED, è un ciclorama LED adatto per l'illuminazione dei fondali, che ha la caratteristica di avere tre linee di LED, ciascuna delle quali con controllo del movimento individuale. Esiste la versione cella singola manuale o la versione cella doppia con il controllo motorizzato tramite DMX delle tre linee. In questo caso abbiamo selezionato delle lenti diverse per ciascuna linea, 50 gradi, 30 e ellittiche, per consentire un'illuminazione radente della scenografia in modo uniforme e cercando di arrivare a coprirla con un prodotto singolo invece che avere una linea intera di barre LED tradizionali. Qui riesco ad avere un fascio simmetrico o asimmetrico o ad adattarmi alla scenografia che devo illuminare. Un'altra grossa novità che abbiamo introdotto riguarda la gamma dei nostri sagomatori LED, i Reflection LEDCO, di cui avevamo un modello Reflection Full Spectrum, RGB più White, un modello Vari White col bianco variabile dai 3200 ai 7000 gradi Kelvin, e ora qui in fiera abbiamo presentato un modello in White 3200 con una tecnologia sia di ottiche che di LED che di dissipazione rinnovata, e siamo riusciti a ottenere con lo stesso consumo di soli 140 watt un'intensità luminosa paragonabile a un tradizionale sagomatore alogeno con una lampada da 5,75 a lunga durata. Quindi consumiamo 4 volte di meno e abbiamo la stessa intensità luminosa con la stessa qualità di luce, cosa fondamentale, perché il tutto è basato sulla tecnologia Reflection da noi brevettata. Inoltre, per consentire un facile refitting dei prodotti esistenti, abbiamo un altro modello di Reflection, il LEDCO P dimmerabile. Significa che posso facilmente sostituire un prodotto tradizionale e andare a alimentare il mio nuovo prodotto a LED direttamente con l'alimentazione delle unità di potenza, dei dimmer già esistenti. Quindi il cliente o lo studio televisivo è facilitato nel passaggio dalla tecnologia tradizionale alogena alla tecnologia digitale a LED. Un altro prodotto è il
parla i LED, vari white, con soli 36 LED a 1 watt ciascuno, riesco a ottenere l'intensità luminosa di una lampada spot da 650 watt. Ho due canali per la regolazione della temperatura colore che mi consentono di variare da 3200 gradi Kelvin a 6500 senza perdere l'intensità luminosa. Tutto grazie a un software che riesce a compensare, in base alla regolazione che sto facendo, riesce a compensare aumentando o diminuendo l'intensità luminosa dei miei LED sia a bianco freddo che a bianco caldo.